Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 13ª puntata della STA. Oggi siamo qui con Timo, ciao a tutti. Elia, ciao a tutti. Leonardo, ciao a tutti. Leonardo, ciao. Una volta. Vabbè, siamo la stessa persona, dai. Vabbè. Lo stesso nome. Allora, oggi siamo in procinto di vendita, quindi... No, aspetta che ho cambiato mezzo. 3, 2, 1, vendi. Vediamo quanti soldi mi faccio. Quanto diventiamo ricchi. Ma a me vedi che io ancora ce l'ho la soglia. 9 veicoli, 19.000. Sono i miei? Cos'è? Ah. 79.900 euro. No, te liscio. L'hanno venduto questi i miei. Avete dei costi semi e costi operativi veicoli. Vabbè, costi operativi veicoli. Costo operativo veicoli li prendo io, dai. 124.000 euro? Porca puttana. No, non l'ho fatti tutti con la cosa, Io ne ho fatti 79.000 con la cosa. Costo semi e De Samuele, costo noleggio, non so da chi è. Noleggio, io non ho noleggiato cosa. Il noleggio non mi sa che sarà il carrellino che ho fatto un'ora, sai? Vediamo. Aspetta. Io la roba mia l'ho pagata come sono entrato. È il carrellino. È il carrellino che ha appena fatto un'ora, ho appena guardato. Ma su Best Moment c'è stai lì che sclera contro. Quando cambiate quadri la camminatrice? Quando è ora? Quando è ora, Simo? No, ti dico, quando cominciate a sommentare i giratori? Con la calma. Ah, io posso comprarla adesso, se mi aprite. Posso comprarla anch'io, quella dei girasoli. Anzi, quella dei girasoli, fatemela comprare a me, che almeno faccio qualcosa. No, anch'io posso prendere una ringhiera nuova. Hai preso la trebbia, dai. Eh? Hai preso la trebbia? Comprata, no, io ho preso la tua. Se no non ti avrei pagato a te. Giusto. Che mi era foto? E allora perché prendi la barra dei girasoli, scusa? No, io dico che prendo la seminatrice per i girasoli. Mi scusi. No. Faccio così. Non ti fermare in mezzo alla strada che ti piglio un corvo. E non ci occorre. No, non ci occorre fermarti in mezzo alla strada. No, è break check. Io mi so che se cascasse le palle. Come? Cosa hai detto? Come? Mi sono comprato la seminatrice nuova. No, guarda, se l'hai presa da girasoli io ti. Per i le palle. Ecco. Giovanni. Di cosa l'hai presa? Mais. Non girasoli, mais. E fa anche girasoli, io ti ripo tutto quanto, vuoi vedere? Ma perché? Ma scusa, se dice la seminatrice. E so capito, ma non ci stai con la testa. No? Sì, semino, io me lo compro pure qualcos'altro. Voi avete il monopolio della semina, potete fare il prezzo che volete. Adesso Basso semina solo. C'hai ragione, io. Cosa. Avete il monopoli della semina. Il monopoli. Parco della Vittoria. Esatto, c'è il parco Vittoria. Porca miseria, porca miseria, porca. Società miseria, dell'acqua potabile, dell'energia elettrica. È una società che. Per quello corto, di quello freddo. Delle stazioni, già vede. Le stazioni, gli aeroporti, lì come sono. Gli aeroporti. A questo punto li vengo dietro. I porti. La prigione. Oh, la prigione, quella non ce l'avete che ve piglia un corbo? Dan, non riesco. Ancora... Dan. Non riesco a fare battute sulla temperatura. Non sono in grado. Mi che salda Fuki, dove sei Fuki? Fanno qui Fuchino. Ma cosa sta facendo questo qua? Col pettine lungo 6 metri. Porca puttana. Sembra la bocca chiusa. Tu qualche cosa che madonna. Guarda che con quel trattorino portare quel carro, cioè. Ma guarda che c'ha 66 cavalli, Porca miseria. Quell'altro che ne ha 200, mica lo muovo per muovere un carro, ma ti pare? Leonardo, c'è questo per 40 all'ora. Quando vai per il Duracampo 13? Quando? Quanto vuoi per Trebbia Duracampo 13? 2005. Clutch is overheating. Allora, quanto vuoi clutch is overheating? Come Simo? Simo, allora. Vuoi che te lo semino sì o no? E si mette a fischiare. 2500. Quanto? 2500. Allora, dammi una spinta. No, che porto la barra. Che porto la barra.
Adesso voglio vedere per cambiare trattore. Vendere quel ciappotto di forte, prenderne uno vario che almeno lo so portare anch'io. Gaetano. Non va su sto robo. Sei pigliato un gangaro più gangaro di de... non de gangaro. Ma i cavalli qua li abbiamo persi. No. Sono io che hanno strada. Uno si è messo a guidare, che ha imparato un po' a guidare, non è più un asino, ora è diventato un cavallo. Andiamo qua, 3 all'ora, C4 all'ora, niente. C4 all'ora. Ma che è successo che è con mezzo? Di chi? Ha detto un gesto con la testa. Ma sul campo 3 ad esempio dove si entra? Aspetta. Non bestemmi già genese. Ah, è solo 20.460 più il 20%. L'RPG è molle, vedi? Allora, praticamente tu devi imboccare bestemmiando. Perché sennò non hai fatto imboccare. Ah, ho tirato una ginocchia, una gomitata alla scrivania, porca miseria. Aia, come scrivere? Allora, quanti soldi c'ho? Ho 150.000 euro di budget. Dai, vediamo cosa mi ci posso comprare con 150. Ma perché metto la retro e va avanti? Oh. Come si? Oh, vai a boccare l'altro marcio che te piglio un corbo. Dove andiamo? Avanti. Andiamo avanti. Caccia per il team visito, Sorea. Allora, 150.000 euro, ma non c'è niente. Spendo 3.13 mi ci compro. Il Commodore? No, è filmato. Ah, che trattore del cavolo. Del cane. Ci voleva il Kubota. Il Kubota Power. Peggio. Ma che sei di un migliore? Che? Lo usiamo con un quadrato, come chiama Daniele. Tu non si rimandano mai su un 1050. Vabbè. Mondo c'è un po'. Sì, ma non puoi mettere un 1050 con un Kubota. Sono montato su un Challenger e su un 936. Vabbè, qua spariamo. Volete sentire questa? Un 936 già da davanti più alto di me. Costa di più il T7-185 che il T7-200. Vabbè. Bella non è. Si vede che è bastardo dentro, capito? Sono andati fuori talmente clutch soveriti che la frizione è liquida adesso. Ah. Ma scalare marcia bene. Tu no, Li hai visti i messaggi su WhatsApp? No, stavo registrando quando mi hai mandato il primo, sto registrando adesso. Guarda, lì c'è sta immagine di Pompei. Vabbè, quando hai fatto, guarda. Leonardo. Madonna, che immagini. Leonardo, pago di io, ti faccio vedere io le immagini che avevo mandato. Questo ne ha 209 che si potrebbe prendere. Dimmi. No, Pedrini, quell'altro. Ah, dimmi. C'è il numero di tu? Sì. Allora a posto, se non te lo davo. Era 333-433-3317. Concordi? Era 333-444-555. No, Auto Power o Direct Drive? Che cambia? 444-555-666. È 333-73-42-555. Fatemi fare qua che non ci capisco già più. Ma qui già è cresciuta la corsa singola, devo seminare tutto il tuo campo. Pronti idraulic. Ma fai 40 all'ora? No. Oh, chi è che piglia un trattore di Samuele e mi danno la mano a seminare? Aspetta un attimo, qui sto ragionando se mi serve veramente il caricatore davanti sul mezzo. E c'è manda tu Greg. No, non mi serve. Io che... Come ce le prego a combattere con la erba, giusto? Che io do contro Greg perché non cala. Grego che interferisce tra i nostri dialoghi della team. Io non lo so. Se sta zitto, porca puttana. Esatto. Un tacco sul lampadario. Stiamo discutendo e quello viene in derrombi. Io non lo so. Guarda, che maleducazione che porta. Ma allora, ragazzi, maleducazione. Ciao, Discovery 5. Cioè, dove vuole andare? Cosa c'ha? Una macchina che pare che l'ha mandato a Curighello. Una che l'hanno fatta con Righello, l'altra che è un carro funebre. Bella una. C'è la scatoletta. Il tonno. Ma il capotreggio non è ancora cresciuto però. Andiamo avanti un tempo il capo. Ah giusto perché non è... Non si vede cosa. Un attimo. Notte. Perché mi si era alzato il prezzo di vendita, ho venduto. Mi ero dimenticato.
Non si vede co, chiama gli abeco. Guardate ragazzi che bello che... Certo. Può andare tutto in folle. No. Ciao Grego! È arrivato quello che non ci sta con la testa. Grego, sei riuscito anche a entrare senza volere in una puntata. Quanto saluti adesso? Tre volte almeno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. la terza l'ho già fatta. Io sono bloccato alla fine dell'episodio. Non è il tuo nome. Ma mi conosce? Chi è che bloccato l'altro? A chi ti conosce? 73 all'ora, che ci sta da fa? Ma che c'è d'altro gamma me qui? Oh, anche le curve. Simo che c'è il campo a 14 colture diverse. Ma lasciamo perdere. Cioè, ragazzi, dovete sapere che... Tu sei io ancora mi ricordo quella volta. Anch'io me la ricordo. Che si sono andato sul campo. Chi è questo? Con Migico le parla pietre. No, poi fatto un andurchi, girasoli, soia. Rafano. Capito? Rafano, ho capito. Sì. A momenti. Allora, io vi ho detto che a momenti dovrei andare via, quindi. Rafano, ho l'elifero. Ciao, sono un il treno. Non è vero. Sì, che è vero. Ah, ma là. No, allora vuol dire che a te passa anche qua. No, beh. Ma questo è un sacco di cassate che mamma mia. Ma cioè, ragazzi, dovete sapere che ieri mattina con Simo gli diciamo: oh Simo, guarda che Samu ti ha seminato il campo a due colture. E vabbè, che problema c'è? Mi sta bene. Vabbè, a posto. Alla sera bocca. Ma che è sto campo a due colture? Simo, te l'abbiamo detto, è Samu che l'ha fatto. No, ma ecco, non ci state con la testa voi altri. Oh Dan, una domanda. Posso fare una domanda? No. Dan, posso farti una domanda? Penso di sì. Vabbè, il pallet, ma di che è allora? Te spiego io. Ma lo so, è tre volte che l'ho dovuto ripetere, Dan, per far capire che era il pallet. Leonardo, prenditi un po' di costi di teatro. Allora, il pallet l'aveva comprato da Biondine, no? Sì, lo so. Per fare uno scherzo, capito? Auto power o direct drive? Ma lo so, questi bug. Cominciamo a fare cose. Corre di più la Trebbia che il mio trattore. Cioè, che il trattore. Ma che schifo! Ma mettela fuori il trattore, no? Pure ma che brutto è? Questo veicolo non è di tua proprietà. Che sei comprato? Lumezzu. Ho preso il trattore che già era il primo, il più potente di tutti. Quello che avevo io. Che dai, il McCormick? Perché? Metti tutti, che sennò poi è un casino. Allora. Ora vai, Simo, non ti piace? Ma che brutto, mamma mia. Allora, io devo cambiare le rode su Lucian D. Su Lucian D? Ah, FR, easy proprio come devo cambio. Devo mettere le ruote larghe. Ma qualcuno perché? Sa come si fa? Come si mette lì C, così? Simo, una zavorra davanti, è meglio corto e largo o lungo e stretto? Guarda, io non sono esperto. Non lo puoi chiedere a me. Ma cosa? Ciò che lo chiedi a una sì, domanda 2. Lo preferiscono lungo e stretto o corto e grosso? Te lo dico dopo, Greco, che stiamo a fare altre cose. Dopo ci pensa Simone, tranquilli. Adesso io come entro? Non cazzo. Dopo occhi. Dopo, per Dio, dopo. Adesso un attimo. No, che faccio, quindi? Non diciamo le cose all'altri che puoi fare quello che vuoi. No, ma dico, sono con te o no? No. Per il momento no. Ah, ma non ci occorre. Ah, perché Elia e Samuele fa gli sverdi, non fa le robe, ci mette una vita. Sei tu che fai lo sverdo, dici a bocchi non puoi, non bocchi. Che ne sa? Innanzitutto ne sa? Io mi sono comprato un trattore che sembra che gli hanno mozzato la bocca davanti. Ma ha detto tutto bene. Io metto la Trebbia qua, giro il trattore e non ci passo. Che fa? Guarda, aspetta, con la gamba. Con la così. Sono riuscito a pensare un altro trattore che va piano. C'era il 140.000 25,90 prima. Ma tu puoi installare una marcia così lunga con un gangaro così? Guardate io con cosa sto arrivando con l'Umezzu. Ok. John Deere 6R. Ficcati la eco. Ma cos'hai, Grego, da gridare sempre? Chi è che mi sta guardando poi? Io vado via. Ciao Eli. Ciao. Ci vediamo.
Ma io grido, grido perché finisco fuori strada, capito? Ma non è un po' esagerato come acquisto? Io? Come grido? Perché dovrebbe esserlo? Guarda che quanti cavalli ha? 210? Esatto. Quello che ne avevo prima ne aveva 194, mi sembra. Ma ecco, hanno cambiato le strade? Non capisco. Sì. Samuele è andato al comune della mappa, detto, quando il comune della prendo. Mappa. Non capisco come entrare, cosa ha fatto. Ma tutto. Non era qui lo store una volta? No, da poco con le elezioni comunali ha cambiato tutto, capito? Tanto adesso c'è il Movimento 5 Stelle, Lega Nord. Ha fatto un casino, tutto ha cambiato, capito? Guarda, non gli sarei capito go. È un macello. L'importante è che l'oliva sia sempre da portare. L'oliva. Prima vota l'oliva, non lo sapevi. Guarda che potare l'oliva è uno sport dove si arriva a secondi. Volere, potere, volare, potare, capito? Volare. E dopo questo, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione. Riponiamo il mezzo in officina mobile di... Messa scala di Lipè. Insomma, Lipè. Da Dan. Simo. Grego. Leonardo. Leonardo. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.